Io arriva Margarita, Clemente di prima, ancora Clemente sul sinistro, subito Clemente, la rimessa per Anania, cerca Gucci, pallone un po' sporco, arriva Benedetti, ancora palla per Gucci, solo davanti al portiere Gucci, incredibile parata di Petrocco. Borghetti cerca Margarita, suggerimento in area, attenzione Clemente, palla fuori. Carlotto dopo lo scambio con Benedetti, palla per Clemente, ancora lì Clemente al limite, allarga sulla sinistra per Lucchini, vince il rimpallo Lucchini, ancora indietro per Clemente, bella azione del Perugia sull'asse Clemente, Lucchini, Clemente. Grandissimo gol, Paganese in vantaggio, una magia da parte, crediamo, di Luca Orlando con l'aiuto di Borghetti, lancio in avanti, Clemente lascia sfilare il pallone per Gucci, attenzione a Marco Gucci sul sinistro, Petrocco, palla gol per il Perugia, ancora Clemente, allarga sulla destra verso Margarita, deve tornare su Carlotto, quindi Benedetti, un rimpallo, Clemente, calcio di punizione dal limite, piazza la barriera Petrocco, dai Giampiero, questa potrebbe essere la zolla giusta, barriera un po' troppo vicina secondo me, non sono 9 metri, la rincorsa di Clemente, gol! Giampiero! Clemente, il Perugia pareggia, al 12esimo ha bucato la barriera. Quinto gol in campionato, in 4 partite, sempre lui, Giampiero Clemente. Galizia aggancia bene, parte un cross, incredibile Giordano, straordinario Giordano, ha salvato il risultato Giordano su Luca Orlando e poi su Scarpa al 16esimo. Attenzione Anania, deve concludere con il destro e ci ha messo una pezza ancora Giordano. Scivola, poi Clemente, grande numero, Clemente va via, Clemente palla dentro, attenzione, buona per Bueno, la rimette a centro e sbaglia tutto. Palla buona per Clemente, il palleggio di Clemente, si gira, mette al centro, palla per Tozzi Borzoi, girata di Tozzi Borzoi, gol! Tozzi Borzoi, 2-1 Perugia, gol di Tozzi Borzoi, girata splendida, palla deviata e Perugia in vantaggio, 2-1, e si presenta così l'ex attaccante della Ternana con una splendida semi rovesciata, Perugia 2 Paganese 1. Un gol bellissimo perché ci ha creduto Tozzi Borzoi, forse ha trovato anche una deviazione. Usare altri termini. Attenzione, si apre un buco sulla sinistra, Scarpa mette al centro. E alla fine c'è calcio di rigore. Sul pallone Scarpa, la sua rincorsa. E il pallone alto! Ha sbagliato il rigore Scarpa! Palla alta sopra la traversa! In una partita incredibile, vittoria importantissima, Perugia batte Paganese 2-1 al gol di Luca Orlando, hanno replicato Clemente su punizione, poi Tozzi Borzoi con una splendida girata, forse deviata, Perugia che vince 2-1, aggancia la Paganese al secondo posto in classifica insieme al Gavorrano, ad una sola lunghezza da Campobasso e Vigor Lamezia. E domenica c'è Campobasso Perugia. È tutto per questo collegamento dallo stadio Renato Curi. Perugia batte Paganese 2-1. Luca Orlando, Clemente, Tozzi Borzoi, i marcatori. Perugia secondo in classifica e domenica sfida d'alta quota a Campobasso. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.